fresaggio nasce intorno ai primi anni del 1900, ideato dal dottor Alfred Steiger di Zurigo. Noi costruiremo un fresaggio abbastanza semplice nell'esecuzione, un fresaggio MP a doppia branca, come questo. Ecco, vediamo più da vicino le due branchette, una, due. La branca mesiale abbiamo detto che è quella azionabile, quando questo lavoro non terrà più in bocca. Vediamo come si inserisce. Facciamo vedere adesso come si comincia la costruzione di un attacco fresato. Vediamo come si costruisce un attacco a doppia branca. In questo caso cominciamo a analizzare il moncone interessato al fresaggio, ovvero il primo premolare. Si analizza il moncone, si crea l'asse di inserzione, si blocca il piattello con la vite sottostante, ecco questa. In questo caso abbiamo già modellato i due elementi. Cominciamo adesso a fresare. Costruiamo, come abbiamo detto, un fresaggio tipo a doppia branca, quindi attacco fresato MP a doppia branca. Per prima cosa inseriamo nel fresatore una fresa da cera da 1 mm di diametro. Accendiamo l'aria dell'iniettore, ci permette di lavorare vedendo meglio e raffreddando la cera. I giri del micromotore, quando si fresa la cera, dovranno essere intorno ai 3000. Si inizia dalla parte distale del premolare, creando una culisse da 1 mm. Guardiamo sempre la punta della fresa. Questa è una buona norma quando noi fresiamo. Il movimento deve essere un movimento orario. Cerchiamo di creare una spalla di circa 1 mm. Arriviamo nel centro del cuspide, ci soffermiamo. Ripeto, movimento orario per quanto riguarda la lavorazione della cera. Ci riprendiamo a circa 1 mm da dove eravamo arrivati prima. Lasciamo questo millimetro di dente integro, sempre con movimento orario, giri intorno ai 3000 per la cera e con piccoli movimenti, come se avessimo una spatola in mano, andiamo avanti verso la parte dell'interlock. Culisse mesiale del premolare. A questo punto il fresaggio della cera è terminato. Manca altro che scavare
la cera, asportare la cera per la parte estetica. Eccolo, vediamo il manufatto più da vicino. Ripeto, è un attacco fresato MP a doppia branca, a doppio braccio 1, 2, dove lasciamo integra una porzione di dente. Vediamo dopo il perché. Adesso facciamo vedere come si rettifica un fresaggio. Per prima cosa sarà bene adattare le cappette ai propri monconi una volta che la fusione è avvenuta. In seguito comincerà la parte della rettifica del metallo. Con le frese da rettifica, in questo caso da 1 mm, iniziamo lo sgrosso, perché la rettifica si compone di due parti, sgrosso e rifinitura. Questa è una fresa da sgrosso. I giri saranno intorno agli 8-10.000. E buona norma anche bagnare con olio da fresaggio la parte interessata. Si sta rettificando la coulisse, movimento verticale per la coulisse. Adesso, con movimento anti-orario, esattamente il contrario di come abbiamo fatto prima per la cera, a piccole porzioni rettifichiamo la cappetta. Un metallo, per essere un buon metallo, per fare un attacco fresato, deve avere 250 viker di durezza. Guardiamo sempre la punta della fresa mentre fresiamo. Ancora si bagna con olio da fresaggio. Sempre a piccole porzioni si rettifica. Ripeto, questa è una fresa da sgrosso. In seguito vediamo, si userà delle frese più fini, a lame più fini, quindi da finitura. Sempre a piccole porzioni andiamo avanti, fino all'interlock. Adesso cambiamo la fresa e inseriamo una fresa da finitura. Ancora bagniamo il pezzo con olio da fresaggio. Non è necessaria a questo punto l'aria. Movimento verticale per la coulisse.
e movimento antiorario per le pareti. I giri in questo momento saranno intorno agli 8000. Ecco, adesso si diminuiscono i giri, si va intorno ai 3000 per la rettifica a finire. Con pasta da lucido si chiudono le lame della fresa e con olio e pasta si cerca di lucidare il più possibile il pezzo. Si crea questa poltiglia, questa crema, che serve altro per lucidare le pareti del fresaggio. Alla fine si prende dell'ovatta e si cerca con l'ovatta di ripulire bene il pezzo. A questo punto il nostro lavoro è praticamente terminato. Sarebbe buona norma, fra la rettifica dello sgrosso e la rettifica a finire, costruire la parte della ceramica tutte le volte che dobbiamo costruire la ceramica, altrimenti la parte della rettifica si ossida. Se invece noi costruiamo del composito o della resina, non ha importanza, possiamo benissimo finire la rettifica. Ecco, noi abbiamo fatto vedere come si costruisce un attacco fresato a doppia branca. Questo è il lavoro terminato, manca soltanto di montare i denti di commercio della sella.